Finalmente abbiamo in mano il nuovo gioiello di Nikon, la Nikon D4. Chiunque si domandava, ma con una D3 ammiraglia perfetta, quasi sotto ogni punto di vista, che cosa poteva fare Nikon per migliorare? Beh, finalmente, al di là delle caratteristiche che chiunque può leggere, e noi stessi ovviamente abbiamo letto nelle specifiche, non c'è niente di meglio che la prima sensazione nel momento in cui la impugni, nel momento in cui la utilizzi. Indubbiamente migliorata incredibilmente ancora l'ergonomia, la leggerezza e la facilità di utilizzare la fotocamera, migliorate e modificate le ghiere in modo da poter avere esattamente la stessa posizione per l'impugnatura verticale, orizzontale o verticale. Quindi l'ergonomia e la leggerezza sono assolutamente impagabili, ma fin quando non la prendi in mano non lo puoi capire. Migliorie assolutamente incredibili anche dal punto di vista della connettività. Abbiamo per esempio per la prima volta anche la connessione di rete integrata sul corpo, in precedenza raggiungibile attraverso l'utilizzo dei moduli accessori VT2, VT3, VT4 per esempio. A fianco anche l'uscita HDMI, ben nota già anche questa, ma per la prima volta adesso permette ad esempio di poterla collegare ad un registratore video esterno per poter registrare in Full HD anche il filmato in maniera non compressa, quindi in maniera fluida, un Full HD non compresso. Vediamo anche automaticamente dalla connessione sopra la presa sia microfonica che la presa cuffia, quindi per il monitoraggio audio direttamente on camera, con la visualizzazione sul display dei picchi in tutte le modalità. Insomma, ci vorrebbero delle ore per andare a vedere ogni singolo dettaglio, anche solo per esempio nella retroilluminazione, per la prima volta anche dei tasti per renderli visibili in penombra. Insomma, dettagli di questo tipo lasciano intendere quanto ogni singola funzione nell'esposizione, nell'autofocus, nelle funzionalità, nelle modalità playback o nelle modalità di fotoritocco on camera, Nikon è andata ad ottimizzare, raggiungendo dei livelli qualitativi che penso chiunque non avrebbe mai potuto immaginare di raggiungere. Questo è quindi con grande soddisfazione quello che offre anche dopo i primi scatti, che sul livello qualitativo ad alta sensibilità, come al solito, hanno strabiliato.